CDMR TV, benvenuti alla diciassettesima puntata di Il cittadino sovrano. Qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, buona serata. Bene Marco, allora il titolo di stasera La coerenza dell'incoerenza. E io vorrei partire, visto che ovviamente l'hai scelta tu, con l'immagine della copertina. Uh, provo a riproporla, eccola qui. E a me è venuta in mente, me mente questa immagine, nel senso che eh, se penso una persona coerente, penso una persona eh, che, va, che va dritta, quindi che, che segue la, la retta via, quella che secondo lui è la retta via, la, appunto della coerenza nei valori in cui crede, nelle, nelle azioni in cui crede che è un po' quello che fanno, fanno i cavalli quando gli si mette i paraocchi, cioè riescono solo a vedere, fanno un egregio mestiere, perché permettono al cocchiere di non essere sbandato e, e sbalzato giù dalla carrozza, però possono andare solo dritto, possono guardare solo dritto. E quindi, leggendo il titolo, non sono riuscito ad arrivare a una conclusione, ovvero se sia se sia giusto fondare tutto sulla coerenza o eh, se ogni tanto concedersi degli spazi di apparente incoerenza e magari si scopre che sulla destra, sulla sinistra c'è una via che potrebbe essere percorsa e che magari non avrebbe nulla di incoerente. Con, uh, con quello che magari sono i miei valori più che le mie idee. Quindi penso che la distinzione principale sia quella, cioè fra idee e valori. Eh, un valore è qualcosa di ancora più alto, penso, di un'idea, è qualcosa di ancora più, più ampio. Che è un, Un'idea racchiude già tante cose, avere un'idea, un ideale un idea, racchiude già tantissime cose. E però sicuramente lì parliamo di qualcosa, di, quando parliamo di valori parliamo di qualcosa di, di ancora più, di un macro recinto ancora più grande, penso. Almeno questo, quello, tutto quello che mi è scaturito da questo titolo. Beh, direi che è già tanta roba, quindi iniziamo ovviamente a, ad andare a sviscerare un po' tutto quello che, che hai detto. Io invece voglio iniziare con una frase di Vi, tratta dal film Vi per Vendetta, che insomma gli amici che ci seguono sanno anche che. Alcuni elementi della sigla sono stati tratti proprio da, da questo film e anche l'immagine che vedono di sfondo uh, in questo momento. A un certo punto vi dice: Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto, il principio fondamentale dell'universo. Ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria. Beh. Qui vediamo innanzitutto che l'equilibrio quindi è possibile eh, solamente grazie a un'identica forza di segno opposto, il positivo e il negativo, e il punto di incontro neutro che genera quella che è la stabilità. E questo è lo stato di ognuno di noi in quel uh, momento ben preciso. Uh, azione e reazione generano così un effetto molto definito ben definito dalle caratteristiche eh, di entrambi gli eventi quelli che arrivano da un lato e quelli che arrivano dall'altra che vengono poi calati nel contesto mentre la scienza esoterica ci indica questo con la terza legge della dinamica il mondo esoterico ce lo insegna con qui con il grande anzi il tre volte grandissimo ermete ovvero ermete trismegisto che nel kibalion ci trasmette la legge di causa effetto che è nota anche seconda delle tradizioni come legge del karma e e quindi uh, Praticamente il risultato di un'azione è sempre consono all'azione stessa. Ad un'azione un corrisponde una reazione uguale e contraria. E quindi questo cosa uh, ci trasmette? Ci trasmette che ognuno di noi è il frutto di un insieme di fattori e quindi di forze, di un insieme di energie, di vibrazioni che agiscono contemporaneamente e ognuno è diverso istante dopo istante, cioè ogni elemento è dinamico e muta continuamente. Questo movimento noi lo definiamo evoluzione, ma perché l'abbiamo, uh, ma perché sto abbinando tutto questo alla coerenza? Perché in realtà essere coerenti vuol dire essere allineati, allineati in primis con tutto ciò che va a costituire la nostra macchina biologica. Quindi principalmente campo fisico, campo emotivo e campo, e campo mentale. E quindi azioni, emozioni e pensieri. Andiamo ad analizzare un pochino. Cioè, brevemente, ovviamente, la, questi, questi elementi in gioco, questi, ne andiamo ad analizzare solo questi tre, perché in realtà gli elementi in gioco sarebbero molti di più. Per esempio, la, la mente, sappiamo tutti che ha una natura trinitaria, come appunto la macchina biologica, l'abbiamo appena detto. E, vediamo un attimo, la mente conscia... Che è dotata per esempio di libero arbitrio, discerne le azioni e i comportamenti, opera eh, quelli che vengono chiamati ragionamenti induttivi e ha una volontà ipnotica, ma non è ipnotizzabile. La mente superconscia, che insieme alla mente subconscia creano l'inconscio. E è la parte che conosce già tutto è il nostro spirito guida non ci fornisce mai le risposte ma ci indica di vigilare e di cogliere i messaggi che ci arrivano mentre la mente subconscia permette quella che noi chiamiamo sopravvivenza ed è costituita da tutte le memorie da tutte le credenze e dai condizionamenti e che noi uh, riceviamo o formiamo uh, dal momento del concepimento. E è anche l'istinto di sopravvivenza ha una caratteristica particolare, è suggestionabile e ipnotizzabile, a differenza appunto della mente superconscia e della mente conscia. Poi per quanto riguarda l'inconscio, quindi superconscio e subconscio insieme, e l'inconscio ha un'altra natura trinitaria, che è quella individuale. E, um, abbiamo scusa, eh, l'inconscio uh, individuale che mm, richiama eh, le esperienze personali definendo l'aspetto fisico, la produzione emotiva. E una parte dei pensieri. Quindi diciamo che l'inconscio collettivo rappresenta gran parte della macchina biologica. e Poi abbiamo eh, l'inconscio collettivo, l'inconscio collettivo che fa capo agli archetipi, ai simboli e alle informazioni sia universali sia oggettive. In fondo abbiamo l'inconscio istintuale, cioè l'insieme di tutti quegli impulsi di tipo animale e indomabili. Il campo emotivo invece richiama la chimica prodotta nel corpo che scatena poi e sentimenti e, e sensazioni che inducono alla scelta più o meno cosciente e coerente delle azioni. Iniziamo a introdurre appunto questo concetto. Infine abbiamo il campo fisico che è determinato dalla struttura corporea e dalle azioni. Poste in atto marco vuoi aggiungere qualcosa ma allora tu sai serena che io non, non preparo mai quello che, che devo dire lo scopro strada facendo <ride> come si suol dire e mentre parlavi sia ripensando a quello che avevo detto io sia quando citavi il film vi per vendetta proprio sul discorso del, della base, quindi ogni azione produce una reazione, che è quello che constatiamo tutti i giorni, è quello che vediamo tutti i giorni. Eh, mi domandavo effettivamente in questo caso quanto possa essere, eh, da un lato virtuoso seguire appunto delle linee, seguire la cosiddetta coerenza, dall'altro, quanto possa essere limitante. Perché effettivamente, se noi andiamo ad analizzare per esempio una delle scene fulcro di Viper Vendetta, che è una di quelle finali, dove lui facendo capire quello che è il riassunto del film, colpisce la prima pedina del domino, e da lì si scatena una serie di azioni e reazioni che in realtà lui ha già programmato fino all'ultima pedina, e questo è senz'altro simbolo di quello che avviene a più livelli. Eh, diciamo che per una persona che studia soprattutto la mente umana, la psiche umana, non è difficile cercare di capire a una determinata azione quale possa essere la reazione. Sono stati scritti fior fior di libri, trattati, studi. E soprattutto ultimamente diciamo col campo delle neuroscienze e così via gli si sta dando un vigore sempre nuovo e quindi da questo punto di vista mi chiedo se forse eh, quella che chiamiamo coerenza perché poi forse andrebbe individuata meglio una sua definizione specifica a questo punto eh, quella che è chiamata una coerenza non diventi a quel punto una prevedibilità. E quindi non ci renda alla fine ancora più schiavi delle nostre, eh, delle nostre azioni, cioè si sente sempre e sempre più spesso invocare il cambiamento. Ci ricordiamo adesso l'attuale Parlamento, diciamo quello che vige, pur sembrando un. un Un'era fa eh, era nato come il famoso governo del cambiamento, poi, poi è diventato quello dei migliori, diciamo. Eh, All'inizio era il governo del cambiamento, ma si può veramente cambiare qualcosa se quel qualcosa sa perfettamente a ogni azione quale reazione corrisponde? E lì eh, si scatenano duemila dubbi. Un po' come quando uno gioca a scacchi. Quando uno gioca a scacchi non si preoccupa di essere coerente con la sua tattica, con la sua strategia, con la sua tecnica. La adegua mano a mano perché ogni pedina che muove, la domanda non è tanto che pedina devo muovere io, ma se io muovo questa pedina, l'altro cosa farà? E a quel punto io come risponderò? E ci si porta avanti nello studio delle mosse è ovvio che poi non vada come ho pensato io perché non è che l'altro eseguirà esattamente tutte le mosse che ho previsto ma se vogliamo funziona così per chi ci ha giocato anche mh, in maniera diciamo matematica anche il Texas Oldem il Texas hold'em è quella versione del poker che si gioca con due carte coperte in mano e cinque carte che si scoprono sul, sul tavolo da gioco. E perché dico che è molto simile? Perché proprio il fatto di avere solo due carte in mano e cinque scoperte, alla fine il punteggio lo si deve fare con le meglio delle cinque, fra le due che si hanno in mano e altre tre che sono per terra, o comunque le meglio delle, delle sette carte possibili. Quel gioco è basato tutto su quello, sulla lettura dell'avversario, non tanto su quello che ho in mano io, ma sulla lettura dell'avversario, come punta, come rilancia, come reagisce quando si scopre una nuova carta, per cercare di capire lui che cosa ha in mano. E quindi spesso chi perde è colui che si concentra sul vedere cosa ha in mano lui e quando ha un punto che gli sembra forte, quello è il momento che perde tutto. I campioni di solito quelli che riescono a vincere sono quelli che si concentrano su che mano realisticamente può avere l'avversario invece date quelle cinque carte visibili basandomi proprio sulle micro reazioni facciali, su, cercando di capire se quella persona sta bleffando, e magari quella persona mi vuole far, cre far credere che sta bleffando. Invece il punto ce l'ha veramente, o magari non ha in mano niente ma sta comunque agendo come se avesse un punto massimo proprio per portarmi fuori strada ecco forse mai come in questo momento intanto bisogna ricordarsi il dubbio quindi se uno partisse nel momento in cui si danno le carte partendo dal presupposto che la mano migliore sarà sicuramente la sua potrebbe anche andargli bene però rischia di farsi molto male in brevissimo tempo. Il dubbio è quello che di solito ti tiene in partita. E l'altra cosa, appunto, non essere prevedibile. Mm, ci ricordiamo quanti discorsi abbiamo fatto sulle elezioni, sul modo di votare, sul fatto di dire io non vado a votare perché sono coerente, quindi nessuno è la mia altezza, nessuno mi rappresenta e quindi non vado a votare, senza però magari pensare che l'avversario, tra virgolette, la mano dell'avversario che si voleva giocare era proprio quella, perché meno gente va a votare e a meno gente devo dare conto, meno gente devo fare felice, quindi tante volte alla fine... Se guardiamo il passato scopriamo che questa coerenza è stata usata contro di noi, trasformata in, a quel punto in mera prevedibilità, quindi come se fosse veramente un giochino pilotato. Quindi ogni tanto magari qualche sbandata fa anche bene perché destabilizza <ride> l'avversario. Destabilizza cioè, la cosa più temuta al tavolo da gioco sono proprio quei giocatori cosiddetti matti, imprevedibili. Uno che con una mano indescrivibile, una mano schifosissima fa delle robe folli e poi quando ha un punto strabiliante capace di non puntare niente. Quello è il vero campione perché quello non è leggibile. Almeno nel gergo del texto si dice così che non, non lo riesco a leggere. Non riesco a leggere quello che è in mano. E lì la cosa diventa pericolosa. In realtà non si tutto sommato a bisogna leggere. mischiare. Non lo si riesce a leggere proprio perché lui è centrato, quindi ha questa coerenza fra tutti i campi eh, della macchina biologica, quindi pensieri, emozioni e azioni sono esattamente allineate e questo accade perché tutte le maschere che noi siamo, perché la nostra... Uh, macchina biologica è tutto un insieme di maschere. Per maschere si intende i ru ogni ruolo che noi interpretiamo ogni giorno. Mi spiego. In un momento sono mamma, in un momento sono moglie, in un momento sono una collaboratrice eh, di lavoro, in un altro momento sono scrittrice, in un altro momento sono la serena che va a fare la spesa e sono tutte maschere che noi indossiamo. Che noi vogliamo oppure no, sono maschere perché? Perché con il nostro compagno o compagna non ci comportiamo come ci comportiamo con il figlio o non ci comportiamo come ci comportiamo col cane, per esempio, o con lo sconosciuto che incrociamo per strada. Eh, spesso e volentieri io mi sento dire ah no io sono sempre uguale con tutti, eh, beh eh, io non credo che col compagno e la compagna e con lo sconosciuto che trovi per strada tu abbia lo stesso atteggiamento quindi <laughs> ecco quando noi mettiamo allineate tutte queste maschere in realtà siamo coerenti uh, con noi stessi ma cosa vuol dire allinearle e quindi anche cosa vuol dire allineare tutto ciò, tutti quei campi che costituiscono la nostra macchina eh, biologica significa fare un'azione molto importante, cioè ogni pensiero che io faccio, ogni emozione che io sviluppo all'interno del mio corpo e ogni azione che poi vado a fare, è semplicemente sono basate tutte sui miei valori. Quindi la coerenza non è fare sempre le stesse cose. Ma essere coerenti significa fare quell'azione che mi permette di mantenere i miei valori. Perciò se io ho un valore, non scendo a compromessi. Questa è la coerenza. Oggi purtroppo c'è una forte coerenza dell'incoerenza, cioè più sono incoerente, più sono coerente a me stesso. Ecco che è un aspetto molto, molto interessante anche da dare a analizzare, che tu Marco prima, per esempio, nominavi le neuroscienze. Ecco, questo è un aspetto particolarmente interessante. E essere coerenti significa anche essere connessi a tutte le parti di un sistema. Attenzione però, perché qua prima che si aprano dei messaggi dei fraintendimenti, voglio uh, mh, appunto premettere che quando parlo di sistema intendo il sistema me stesso. Non intendo il sistema esterno, eccetera eccetera. Quindi eh, quel sistema che sono io, io con la i maiuscola e quindi essere coerenti significa essere integri e l'integrità è essere puri. Essere puri significa andare avanti solo esclusivamente per i propri valori. Andare avanti per i propri valori significa anche che a volte si fanno delle azioni che magari fino a un attimo prima non ci si sarebbe mai aspettati di fare. E quindi è, è interessante anche questa cosa. Essere coerenti per esempio è anche eh, L'azione del porgere l'altra guancia, che l'abbiamo già, già detto più volte, che non significa, beh, visto che mi hai dato uno schiaffo, va, visto che ci sei, dammi anche l'altro. No, in realtà porgere l'altra guancia è il totale sviluppo del libero arbitrio, cioè fare quell'azione che spiazza l'avversario. Questo sì, è il significato del porgere l'altra guancia. Quindi non è repressione, ma è sviluppo di libero arbitrio. Ecco come noi possiamo uh, andare a mm, togliere la certezza de, eh, del risultato di alcune azioni. Cioè, altri fanno determinate azioni imponendo a noi di reagire in una determinata maniera, in realtà noi cosa facciamo? Porgiamo l'altra guancia, quindi facciamo quell'azione che loro non si aspettano e andiamo a modificare il risultato finale. Ma perché noi porgiamo l'altra guancia? Perché siamo coerenti con i nostri valori. Ecco il modo in cui noi possiamo cambiare gli eventi sia in riferimento a noi stessi sia in riferimento al mondo esoterico e, ed è, è appunto il libero arbitrio spesso si dice eh, ma non esiste il libero arbitrio beh quando tu sei coerente con i tuoi valori il libero arbitrio esiste marco e eh sì, anche perché poi bisogna vedere quali, quali valori sono e quali presunte pretese di purezza siano reali, e quante siano decantate, perché poi vediamo spesso, diciamo che uno parte anche con le migliori intenzioni e poi però non fa bene i conti con, con tutto quello che, che aspetta in seguito, e quindi poi sappiamo che. I martiri sono pochi nella storia, se ne ricordano pochi. E forse è anche giusto così. Cioè, abbiamo fatto, penso anche un'altra sì. volta, l'esempio di, di Galileo Galilei. Eh, si evitò di essere messo su una pira con il famoso. però il suo rimbrotto lo fece, pur si muove andando, se lo rimbrottò. Eh, però alla fine è rimasto immortale da un certo punto di vista anche lui. Quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio. E, e, e questa cosa dell'azione dell e della reazione la possiamo vedere e testare anche molto più facilmente, ancora più facilmente che in passato, anche sui social network. Eh, quante volte noi entriamo in un social qualsiasi e il 90% della, mh, delle persone si mettono adesso mi viene in mente un termine sempre richiamando lì nel, nel poker appunto ci sono tre macro categorie di, di giocatori nel Texas Hold'em una di queste è il tight aggressive quindi il giocatore è chiuso ma che quando ha la mano va giù aggressivo pesante quello è uno dei più pericolosi perché... e noi ci mettiamo un po' in questa modalità quando entriamo sui social e ci se... La maggior parte delle persone quando entrano sui social non lo fanno in realtà per condividere qualcosa con un altro, per parlare con un'altra persona che magari non avrebbero la possibilità di, di, di contattare perché, magari, è dall'altra parte del mondo per, per vari motivi. E quindi, alla fine, spesso anche lì ce la prendiamo con i social, e, ma i social è uno strumento. Cioè, lo strumento di per sé non è mai male o bene. Noi in questo momento stiamo parlando con tanti amici che ci vedono e con quale interagiamo tutte le volte che andiamo in diretta e approfitto per salutarli tutti, e quindi non, non è poi una cosa così negativa. È ovvio che. Si può usare anche per un qualcosa di negativo. Abbiamo visto quanti dati possono essere estratti da un social, ma in fondo non ce li hanno rubati, glieli abbiamo dati noi. Quindi era sempre una nostra scelta quanto condividere e quanto no, così come è una nostra scelta il modo in cui interagiamo con le persone sui social. Raramente io vedo persone che interagiscono come se avessero di fronte un essere umano perché, probabilmente, se una persona media girasse per strada e si comportasse come si comporta sui social, finirebbe al pronto soccorso due volte al giorno perché verrebbe malmenato <ride> almeno un paio di volte. Qualcuno che gliene tira uno giusto lo trova. Mentre vediamo che quando poi andiamo per strada. È, è il massimo forse del, dell'esatto opposto cioè si trova al massimo del, del, del perbenismo al cubo anche senza motivo quindi trovi o la persona che ti ignora completamente o quella che deve dimostrare di essere Santa Maria Goretti magari senza averne i titoli e, e magicamente poi invece ci si sposta su internet e sui social e sembra di andare in un mondo parallelo perché tutte quelle belle persone spariscono, tutte quelle persone così educate, così gentili, così carine, spariscono e, e arrivano dei, dei, dei ruttatori a cuore aperto, cioè <ride> delle persone pronte ad aggredire qualsiasi cosa si muova praticamente. E io mi diverto spesso, non più tardi, forse di un paio di giorni fa, ho, ho trovato un altro di questi sbandati su Twitter che diciamo amava mettere 15 insulti ogni 16 parole e io ho fatto proprio quello che diceva Serena prima ed è bello sì. quindi più lui andava giù eh, io, io andavo a specchio rispetto a lui quindi più lui si incazzava più lui usava parolacce più lui mi offendeva e più io usavo un linguaggio forvito e più ero gentile con lui e questo dava di matto perché logicamente lui non si aspettava questa cosa lui si aspettava che a fronte di un insulto anch'io andavo giù a rispondere con un insulto. E lui probabilmente sarebbe stato contento di questa cosa perché al, alla fine era quello che cercava il fatto invece di trovarsi di fronte a una persona che, non solo non lo insultava, ma anzi era sempre più educato, sempre più pacato. Se l'ha fatto andare letteralmente fuori di testa. Quindi. Alla fine, mentre gli altri bloccavano lui per non, non volerlo neanche vedere, alla fine lui ha bloccato me, perché non riusciva a venirmi a casa. Cioè, è andato in una sorta di cortocircuito. Confesso che il mio obiettivo ovviamente era solo quello. Ma... E perché? Adesso che mi viene in mente, tornando al tema della coerenza, vedi come si sposa benissimo. Anche lì ho l'abitudine, quando ingaggio queste comunicazioni, di andare a vedere il profilo di questa persona, chi è, cosa pensa, ma per il vero interesse. E uno dei primissimi tweet che aveva fatto era di una persona che l'aveva bloccato, quindi uno screenshot, dicendo, vedi, quando non si hanno argomenti, vedi cosa fa, mi blocca. <ride> e quindi, capite la coerenza? dell'incoerenza oh. <ride> ma perché lui è arrivato a quello vedi per quello che abbiamo detto fino adesso perché è stato spiazzato lui esatto. in realtà probabilmente puntava a portarsi a casa un altro screen di qualcun altro che, la, che andava a bloccarlo perché quello per lui era il suo trofeo dice mi ha bloccato perché io sono intelligente, l'altro non mi sa rispondere, ignorante, cretino, e quindi, vedi, sono stupidi e mi bloccano. Perché non... E quindi io alla fine mi sono portato a casa invece io il trofeo. In che modo? Facendogli tanti complimenti, essendo gentilissimo. Che è la stessa azione di cui abbiamo parlato ancora, Marco, del famoso, uh, de... del famoso esempio delle arti marziali dove esatto. tu utilizzi la forza dell'avversario dell a tuo favore per metterlo al tappeto, ma non tanto per fargli del male quanto per educarlo. Infatti, esatto. questa è un'altra grazie per eh, aver messo in, in sovraimpressione il messaggio di Simo, che è il classico dilemma tra essere o apparire, cioè esse, quando tu sei, sei coerente, scusate ovviamente il gioco di parole. Quando invece appari sei incoerente. E tornando al discorso delle azioni di, che dicevamo prima sull'essere coerenti con i propri valori, ricordiamoci una frase molto importante. Noi non siamo mai, e visto che hai detto anche il premio, noi non siamo mai premiati o puniti per le azioni che facciamo, ma dalle azioni stesse. Mi spiego, sono distratta, vado contro un bicchiere di vetro che era sul tavolo, cade e si rompe. Eh, non volevo farlo, certo, ma infatti non sei punita per l'azione che hai fatto, non lo volevi fare, ma dall'azione stessa, cioè il bicchiere è rotto, tu non lo volevi fare, ma in realtà. Il fatto di essere stata distratta ti ha portato ad avere la punizione, ovvero in questo caso un bicchiere rotto. Quindi è questo che io dico: se io non sono coerente per tutta una serie di motivi con i miei valori, e ripeto, per tutta una serie di motivi che non stiamo qua a discutere questa sera, assolutamente, perché a volte sono anche leciti, però se vanno contro il mio codice d'onore il mio uh, che è l'insieme dei valori che io eh, che io ho andando contro il mio codice d'onore alla fine mi porto a casa delle punizioni più o meno gravi però è così e, e quindi è è ovvio che se non c'è l'intenzione di far del male vi è un'attenuazione della pena Magari se io l'ho fatto apposta a buttare giù il, eh, il bicchiere, oltre al bicchiere rotto mi prendo anche una sberla. Adesso la dico: se invece non lo faccio involontariamente, però mi porto sempre a casa la punizione del bicchiere rotto. Ma qual è la punizione? Che attenzione: punizione significa purificare, quindi purificazione. Allora, qual è la purificazione? Che la prossima volta presto più attenzione. Quindi non ripeto più l'errore e ecco che porto a casa un premio. Quindi è molto interessante. E poi un altro aspetto della coerenza che a me piace sempre portare è la famosa frase di Elrond, eh, per chi conosce... Eh, il Signore degli Anelli Ellarond, è il re degli elfi, il padre di Arwen per capirsi, e che dice: Colui che non ha visto il calar della notte, non giuri di inoltrarsi nelle tenebre. Questo accade spesso quando noi giudichiamo gli altri per le azioni che fanno. In realtà, prima di giudicare gli altri, dobbiamo aver fatto la stessa esperienza. E infatti Gurgef cosa diceva? Non credere ad una sola parola di quello che dico, sperimentalo. Perché? Prima di giudicarmi, sperimenta. Prima di dire questa cosa è vera o falsa, sperimenta. Perché è anche in senso positivo. Cioè, è vero quello che ha detto quella persona? Oppure è assolutamente falso quello che ha detto quella persona? In realtà, bisogna sperimentarlo per capire se. È davvero vero o falso? Perché ricordiamoci che è difficile trovare qualcosa che sia assoluto. A te, Marco. Eh, ragazzi, tra l'altro, in chat, se volete che dalle prossime volte io proibisca categoricamente a Serena di citare anche solo un'altra volta Il Signore degli Anelli o Harry Potter, fatemelo sapere in chat, che così tolgo <ride> l'audio quando... <ride> andrei Scherzo, contro. Ovviamente. Andrei contro i miei valori. Quindi... Ovviamente, scherzo. E... Quindi, no, mi, mi puoi bannare se vuoi, ma io non smetterò mai di citare Signore degli Anelli, Vi per Vendetta e Harry Potter. No, Vi per Vendetta mi piace anche, quindi ci, ci può stare. E... ecco Guarda, a me... in, in, ti dico solo che qualcuno. Esatto, è dalla mia parte. Vedete che ce lo stiamo schiacciando a vicenda, io lo metto. Ecco. Qualcuno è dalla mia parte. Quindi, e beh, Però in realtà dice: Sì, la domanda l'ho fatta io. Cioè, ditemi se volete che gli chiuda il microfono, se gli impedisca di parlare. Quindi potrebbe anche essere dalla mia. Comunque, scusate, anche l'altro, scusa, l'altro messaggio sì. di Francesco, quello non so se l'hai già fatto girare, esatto, esatto, proprio questo. E è vero che per certi errori non ci sono altre possibilità, però si aprono altre porte: si chiudono delle porte, si aprono dei portoni, a volte si aprono dei portali. Parliamo di questo visto il portale numerologico di oggi, ma anche astrologico. Quindi oggi è un portale molto, molto importante e quindi insomma mm, pensateci prima, prima che arrivi che... la mezzanotte se avete qualcosa da chiedere all'universo, a Dio, a chi volete, al vostro spirito guida, al vostro genio. Pensateci bene e chiedetelo ovviamente con coerenza rispetto ai vostri valori. Però state attenti ad esprimere i desideri perché a volte rischiano di avverarsi, quindi chiedeteli, bene, <ride> chiedeteli giusti. Da no, quello allora, dico, me... chiedeteli coerenti ai vostri valori. <ride> allora, a me è, era venuto in mente, intanto adesso, su questa cosa che hai detto appunto anche della, della punizione, della ricompensa, mh, e, e soprattutto quando prima avevi detto nessuno si comporta alla stessa maniera in tutte le fasi della sua giornata in tutti i rapporti che ha veniva in mente una figura molto coerente che invece sovverte questo modus operandi i bimbi noi mm. pensiamo ai bambini al bambino non, soprattutto se è molto piccolo non gliene fotte niente se si trova davanti al presidente della repubblica o al vicino di casa o oh, alla ah, preside della scuola, cioè non... lui questo tipo di maschere non solo non le ha, ma non le vede, cioè, ma proprio che non gliene... Ma oltre! E quindi Va lui oltre. è molto coerente perché in realtà nel bambino, soprattutto quando è molto piccolo, si riesce a vedere qual è il suo vero carattere quali sono i suoi veri valori, se è un bambino eh, affettuoso, se invece è più introverso, se gli piace ridere, se gli piace concentrarsi su qualcosa. E, e, e lì, quello forse è il vero e unico tipo di coerenza buona, sana e giusta. E lì mi sono ricollegato un attimino. A quell'altro pensiero che esprimevi prima riguardo le punizioni, i premi, in realtà, se andiamo a vedere molti atteggiamenti di quelli che eh, ha ragione, penso, imputiamo come falsamente coerenti, alla fine, che cosa sono altro, non sono che è quello che era un po' lo spirito. Religioso in senso brutto del termine, non nel senso alto del termine, eh, bigotto di una volta. Quindi io devo far vedere che sono una brava persona o faccio una buona azione non tanto perché lo ritengo giusto e mi vada di farlo, ma perché mi aspetto che se faccio quella cosa lì allora poi mi spetta il paradiso, mi spetta una vita più felice, mi spetta... E allo stesso tempo non faccio, o quantomeno cerco anche di non ammettere a me stesso <ride> di, di fare una brutta azione anche se l'ho fatta, è perché sennò c'è la punizione, poi vado all'inferno, e, e poi succede un casino, e che è tutto qui. E quello in realtà è, 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 penso che sia... Tu diceva, è coerente perché uno vuole andare in paradiso, si comporta bene, se sbaglia fa la penitenza, si va a confessare, quindi coerente, perfetto, cerca di noi. In realtà è il, è il massimo dell'incoerenza, perché secondo me? è perché a quel punto noi non stiamo più vivendo secondo un nostro valore, una nostra coerenza ma stiamo vivendo in funzione di quello del giudizio che ci aspettiamo all'esterno, che è esattamente quello che vediamo oggi. Quello che vediamo oggi che cos'è? Anche sui, sempre sui social o comunque nel mondo digitale, Capezzone scrisse in tempi non sospetti un libro secondo me molto lungimirante da questo punto di vista che si chiamava eh, Like Democracy cioè la, la, la democrazia dei like, e, ed è molto così. Cioè io faccio una cosa non perché ritengo sia giusta, ma perché mi aspetto che venga reputata giusta dagli altri. Marco, scusa Quindi, se ti interrompo sì. su questo, e oggi lo vediamo anche appunto su YouTube che il numero dei dislike viene coperto, perché? Sì. Allora, da un certo punto di vista è anche... Tra virgolette positivo nel senso che eh, si vedono solo i like, quindi la parte bella. Dall'altro è la ricerca di approvazione, però. Sì, sì, la, è la negazione della disapprovazione. E, e quindi la differenza sta molto lì. Eh, io l'ho sempre riassunta come la differenza, non più tardi di due o tre giorni fa, lo facevo proprio in macchina con, con mia mamma questo discorso, eh, la differenza fra l'essere presuntuosi e l'essere sicuri di se stessi. Sembra la stessa cosa, cioè io sono sicuro di me stesso e quindi posso essere presuntuoso perché io sono talmente sicuro di me stesso che sono il numero uno. E in realtà sono diametralmente opposti come concetti, perché una persona che è sicura di sé non ha bisogno di essere presuntuosa, ma per una semplice ragione, perché non gliene frega niente di vincere, di ingaggiare una sfida, di sapere se ha torto o ha ragione, lui nella sua testa ha già ragione. Una persona che è sicura di sé ha già ragione. Quindi non è minimamente interessato a sapere, lo può anche vedere se l'altro pensa che ha ragione, che ha torto, ma non gliene frega niente. Una persona invece, che al contrario è molto insicura, a quel punto può diventare arrogante. Quindi, quello che non è più sicuro di sé, ma diventa l'esatto opposto. Io ho bisogno di imporre la mia ragione, ho bisogno di dimostrare che io ho ragione proprio perché a me interessa invece quello che dirà l'altro, quella diventa presunzione perché io non ho in realtà quella sicurezza che pavento. Quello che sto Apparentemente facendo vedere è l'esatto opposto della realtà, cioè è denota quello che dicevamo una prima. Esatto. Appari, ma non sei, e quindi esatto. eh, è quell'aspetto lì che, che emerge, e di fatti, e... chiudendo il discorso, se vedi chi è appunto coerente e chi è sicuro di se stesso il bimbo quale eh certo. non gliene fotte assolutamente niente, ma non per presunzione, ma perché proprio non gli interessa cosa pensa. Ma perché non, che non gli sono lui. neanche entrati i codici esatto. dell'approvazione esatto. ancora. Quindi... Se a lui gli prude il naso, si, ci si infila un bel dito, se lui <ride> gli, gli, gli viene da fare qualcosa, lo fa e non gli interessa minimamente, mm. ma non è presunzione quella lì quella lì no, è no, estrema è proprio... sicurezza. Esatto. Io so io sono questo. Ecco, l'obiettivo è quello di arrivare dopo il ciclo, ovviamente, che facciamo con eh, l'esempio che noi ci stacchiamo dalla casa del padre, cadiamo nella materia per poi ritornare su che è un po' la storia del figlio il prodigo che troviamo nei nei Vangeli è il, la fase, praticamente il bambino è nella fase di caduta e quindi, eh, no, tra virgolette, non gliene frega niente perché non ha i codici. L'essere umano invece, che ha questa elevata autostima, chiamiamola così per capirci bene, che è consapevole del proprio potere, invece è perché ha sperimentato in realtà. e eh, l'aspetto approvazione e disapprovazione e l'ha trasmutato. Quindi conosce le due situazioni, ma praticamente si astrae da quella situazione e quindi questa è la famosa trasmutazione che può avvenire nella nostra, nella nostra vita. Marco, se io in conclusione Serena, volevo ripetere. Se, se, se provi a vedere quanto è, è visibile questa ciclicità, basta provare a pensare appunto bambino, persona che se no uomo, donna, poi succede un caso di persona che è anche femminile vabbè. Vabbè, noi diciamo anziano. pure uomini e donne, eh. No, no, io ho messo bambino e anziano maschi e brutto, eh? invece persona <ride> perché almeno vede signorina e. Se tu ci pensi, chi sono le due fra queste tre, le due fasce che di solito fanno robe proprio come se il resto del mondo non esistesse? Le persone molto anziane e i bambini. Esatto. Che cioè, si ritorna esattamente al punto di partenza perché? Perché l'anziano ormai che è arrivato a 80 anni non gliene fotte più assolutamente nulla di cosa pensa il resto del mondo. Di come lo giudica, di cosa pensa di lui, ma proprio non ce l'ha neanche per l'anticamera del cervello. E ma gli ci sono voluti 80 anni per ricordarselo un'altra volta perché quando è partito lo sapeva, quando è partito da bambino lo sapeva. La cosa triste è che ma ci vogliono poi 80 anni, ma ha dovuto sper sperimentare di persona ed è quello che noi facciamo ovviamente tutti. Non era previsto, ma forse quella è l'unica coerenza da mantenere, quella di rimanere bambini. Esatto. Proprio per non arrivare poi a ridiventare coerenti a 80 anni, che poi, per carità, se ne augurano sempre tantissimi avanti, ma ovviamente va, va a decrescere il tempo. Quindi se ce lo ricordiamo un filino prima e rimaniamo bimbi, rimaniamo coerenti da prima. Rischiamo di goderci qualche anno di coerenza in più rispetto. D'altronde, Marco, duemila anni fa, qualcuno di un passaggio di noi lo disse: se non tornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Religiosi, non religiosi, qua non c'entra niente, è proprio il messaggio, cioè entrare nel regno dei cieli in realtà è... L'autorealizzazione è la riscoperta del proprio io, l'essere se stessi. Questo è il ritorno alla casa del padre. Beh, infatti, eh. Se uno guarda quelle scritture si vede quante ne ha fatte quello lì senza fregarsene minimamente <ride> niente, <ride> di, ne ha fatte di cotte e di crude, ce cioè ne faceva Beh, ricordiamoci, Marco, l'esempio di quando lo vogliono buttare giù dalla Rupe. E il Vangelo dice che lui si gira e se ne va cioè tutti lo guardano nessuno, ha il, finito, <ride> cioè, nessuno ha, ha il coraggio di fare quell'azione finito poi ci vediamo cioè nessuno ha il coraggio di fare quell'azione per cui l'avevano portato lì tutti lo guardano lui è da solo si gira e se ne va cioè... <ride> la maggior parte delle azioni come per esempio adesso che dici mi viene in mente eh, <ride> e sempre sia lodato <ride> nell'ultima puntata di Stampio Missis e, e l'altra lui spiazzava effettivamente lui spiazzava cioè quando tutti erano pronti con le pietre in mano da, da, per lapidare una persona e lui se ne usciva con questi colpi di genio che spiazzavano completamente le altre persone e eh, adesso vediamo un po' che senza peccato scaglia la prima eh Vediamo adesso chi parte e li ha lasciati tutti lì come dei picciurla perché eh, giustamente <ride> nessuno dice no, eh, io magari anche no. E quindi forse il segreto è tutto lì, cioè mantenere quel tipo di coerenza molto infantile che è la migliore, ma che poi è quella che effettivamente lascia spiazzati tutti. Pensiamo anche solo, se vi sarà capitato, quando diventano un pelino più grandi che iniziano ad avere la lingua biforcuta, quelle risposte geniali che ti danno i bimbi, che tu rimani lì e gli vorresti fare un quarto d'ora di applauso. Ma perché tu Marco ti... hai detto la parola magica, hai detto geniali, perché loro proprio eh sì. si collegano o sono costantemente collegati col loro spirito guida, quindi col mondo dei, dei geni, della genialità, cosa che noi poi iniziamo a chiudere e quindi abbiamo delle grosse eh, difficoltà. Sì, nel Vangelo ci sono insegnamenti molto importanti, infatti io dico sempre indipendentemente che uno sia credente, che sia cristiano, che sia quella, il Vangelo ha veramente è il messaggio cristico eh, che ha un significato molto molto importante. Quindi io penso che se letti così anche qui con uno spirito un po' più meno serioso, un po' più bimbo, non solo sarebbero più letti, ma verrebbero anche più capiti, perché c'è allora, questo dogma mentale della pesantezza, della, che alla fine non è che siano libri, leggiamo Marco. libri molto più spessi di quelli, eppure c'è questo pregiudizio che dice: Devo leggere quella roba. lì. Marco, qui mi spingi un po' a portare in alto il mio ego tu sai che io mm. ho scritto un libro sull'interpretazione esoterico-simbolica dei quattro Vangeli no, canonici. Perché ho scelto proprio quelli perché eh, parlare di simbolismo, di esoterismo Shield, sugli altri. Franca, chi, è che, chi è che si è? Eh, non lo so chi sia, perché è stata la, la posta <ride> sì, qua di pianto, un <ride> o siamo a capodanno sia non ce shield. ne siamo accorti allora dalla botta credo sia stato Shield perché la Franca è un pochino più delicata salutiamo <ride> Shield ovviamente sì, è Sei Shield perché ho sentito il resto lei, <ride> ecco. ragazzi vi porto vi metto partecipi anche insomma della mia vita gattesca quindi un bimbo sentite ovviamente dei rumori di sottofondo e quindi stavo dicendo insomma che, come, di, come dicevo appunto, ho scritto questo libro proprio perché io stessa, adesso indipendentemente ovviamente dal messaggio pubblicitario, perché io stessa inizialmente quando ero bambina i Vangeli non li volevo più leggere perché non mi risuonava la modalità con cui venivano interpretati. Quando invece ho iniziato a leggerli e a studiarli sotto un'altra ottica eh, mi si è rivelato veramente… Un altro mondo, tra l'altro, i quattro Vangeli canonici rappresentano le quattro ere dell'evoluzione umana. L'era della pietra con il Vangelo di Marco, l'era dell'acqua col Vangelo Adesso, di Luca perché dovevo essere proprio io quello della pietra, non ho capito <ride> perché con sei con di coccio tutti cocio. quelli che Adesso, chi ha Perché che... sei di coccio per quello? Eh, no. Poi abbiamo il Vangelo di Giovanni che è l'era del vino e infine abbiamo il Vangelo di Matteo che è quello eh, del sangue, cioè quando tu incarni il messaggio cristico. Quindi voglio dire, eh, se si guardano veramente sotto altri aspetti, diventano veramente dei messaggi molto importanti, ma soprattutto molto coerenti e questo è un aspetto molto importante. Marco, non so se vuoi dire qualcosa in chiusura, visto che insomma ci stiamo avvicinando alla fine. Ma io vorrei solo ringraziare tutti sempre per la presenza, per i commenti, per per gli spunti anche di gioco e di scherzo che ci danno anche fra noi e fra noi e loro. Io poi vabbè, sono sono un po' bimbo, sono un po' Ma in Imprevedibile, un po' matto di mio quindi mi diverto particolarmente. Per me, ogni occasione è buona, benissimo. Allora, noi diamo appuntamento con noi due insieme eh, a venerdì alle 13.30 per Stampe o Missis, che sarà l'ultimo Stampe o Missis dell'anno, perché poi è il 31. Quindi, il 31 non credo che faremo Stampe o Missis. Dico, non credo non si sa mai che magari diventiamo incoerenti e poi magari <ride> lo facciamo. E quindi le 13:30 mentre che invece. che mi è venuta, vedi da dire una cosa da chiudere. Vedi che mi è venuta da dire una cosa. Proprio sull'incoerenza, sull alla fine. Adesso questa battuta che facevi tu, mi è venuta la chiosa. Alla fine. Scusa, Marco, promesso ecco. rispondo a Simo. Promesso, avevo già dato parola. Eh, vedi, sei incoerente, però continua a dare parola, <ride> ma non la fai. Eh, 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 simo, bravo che l'hai chiamata alle sue responsabilità, eh, perché bisogna... Mm. E quindi dicevo, eh, alla fine della fiera, una delle, grazie Sabrina, una eh, delle cose di cui eh, una persona che si ritiene più... Mh, una delle cose di cui ha più paura qual è? Quella di sentirsi rinfacciata o l'accusa di non essere coerente. E torniamo sempre al fatto di spiazzare. Quindi io, che sono una persona livorosa, eh, quindi non aspetto altro. Eh, Penso di aver beccato in castagna quello incoerente, ah adesso lo faccio nero, adesso gli, gli rintuzzo tutte le... E pensate di trovare da... scatta questa scena, quindi ah ma tu nel 1941 alle ore 10.47 avevi detto che ah! Provate a immaginare questa persona che dice eh sì, effettivamente hai ragione. Eh, devo aver sbagliato, sì, hai ragione. Cioè, la vedete già la persona che fa... con quell'altro lì che si sgonfia tipo pamphlet praticamente. Cioè quanto sarebbe bello e facile... Proprio, bam! Sarebbe tipo un colpo sugli stinchi secco di quelli proprio assestati bene. E, e banalmente uno ha già risolto perché invece l'altro logicamente cosa si aspetta? Si aspetta immediatamente una negazione. Non è vero, perché poi io nel 1721 alle ore 13.47 avevo specificato che... a cosa porta? a niente, proprio perché ogni azione compiuta dai due soggetti chiama e vuole l'azione dell'altro. Il momento stesso che io tra Virgolette, porgo l'altra guancia. Torto ha ragione. Eh. Tante volte si può anche essere facce di bronzo, far cattivo, buon viso a cattivo gioco. Non è che fa male, preserva il fegato meglio del, del coso. <ride> Schulz, di come si chiama? E, cioè, è vero, hai ragione. È vero, sì, hai ragione. È quello che faccio, eh, sì, sì, che ho ragione, ma è, è così. No? Cioè, che ragione è? Eh, non c'è gusto, eh, esatto. è, è bellissimo. Sarebbe bellissimo. Proviamo. Pro proviamo sempre a spiazzare. E... Ah, eh, ragione, <ride> che ci... porca miseria. Beh, <ride> eh, allora, sì. guarda, posso dirti, Simo, io su queste cose ho la memoria corta, per fortuna. <ride> Cancello Continua. le memorie con oponopono dalla mia, dalla mia, dal mio subconscio eh, eh, ma qui, 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 qui. No, adesso non ce ne vogliono in Europa, ma qui è vero. Cioè, perché la mente dell'uomo più o meno subisce una formattazione ogni dieci minuti, quindi poverino l'uomo è l'imbalia degli eventi. Cioè, dopo dieci <ride> minuti ha già dimenticato anche il suo nome, quindi figuriamoci se ricorda poi cosa. Invece la donna su quello, ma tu eh, sai, Marco? Croce oggi delizia, fatto, proprio perché noi oggi abbiamo fatto una chiacchierata con una persona mm -hmm. che ha detto che io c'ho il maschile molto sviluppato, cioè nel senso lo sapevo già, ovviamente eh, <ride> intendiamo l'energia maschile, che prima che qualcuno magari fraintenda, l'energia <ride> maschile è molto, molto sviluppata e io effettivamente ho confermato perché conosco bene ovviamente la mia vita, il mio passato e quindi tra queste cose del maschile molto sviluppato c'è il fatto che io dimentico le cose <ride> e vado avanti. <ride> ecco. Diciamo che mediamente invece eh, lì come diceva giustamente Simo c'è proprio è, è tipo una cicatrice no? rimane segnata qui per traverso e dice ma arriverà il momento e quando arriva. Proprio ti citano il secondo esatto nel quale tu avevi detto quella cosa, chi è che si sta per buttare giù? Si sta per suicidare, immagino. Si è. Si è. Ha trovato una fila di scatoloni di libri, ma lui doveva andare a trovare il libro sopra. Aia, occhio. Ecco. Quindi, se tra poco sentite un patatrack, <ride> sapete cos'è. No, Sembrava una visione mistica, perché <ride> mancavano solo. <ride> no, lo stavo guardando perché. E io ho ovviamente... immaginato. <ride> allora, eh, allora, ragazzi. Grazie veramente a tutti quanti di cuore per essere stati con noi anche stasera. Vi ringraziamo anche per tutti i complimenti che ci state facendo, però voglio ricordarvi che insomma, se noi siamo qua a parlare è perché ci siete voi, se ci divertiamo è perché ci siete voi. Quindi questo assolutamente e grazie di cuore. Voglio anche dire che mh, la rubrica non si fermerà durante le vacanze durante queste due settimane di, di natale ma Mi sembra una minaccia diciamo ma... no, no però so diciamo la verità che... marco noi però gli diciamo la verità non saremo sempre, in sempre, diretta sì. ecco questo quindi insomma pur, no, se vedete che non rispondiamo ai messaggi è perché non siamo in diretta tutto qua eh, però non, insomma, non vi abbandoniamo. Quindi, se volete voi invece rimanere con noi, eh, vi, magari vi rispondiamo eh, via eh, nei commenti. sotto i post poi nei commenti successivamente. Grazie di nuovo quindi a tutti quanti perché vuole essere con noi due, allora abbiamo detto venerdì alle 13.30, mentre vi ricordiamo che ovviamente domani e giovedì ci sono ancora tante belle rubriche da, da vedere e alle quali potete partecipare anche con la chat dal vivo. Grazie a tutti quanti, Marco a te i saluti finali. Vi abbraccio tutti. Fantastico, Fatto molto sintetico. Non molto coerente con la sua col suo modo di essere, però va bene la sintesi. Ci hai spiazzato, Marco? Bisogna hai portato l'altra guanza. Ciao a tutti, buonanotte, grazie di cuore ancora. Marco, sigla. Eccola.